La famiglia italiana è in crisi. Si è svampata, signor. Lo sparo fili. Mutazioni non ho avuto mai. Non ho superpoteri, ma tu non hai. Costume nero, con il mantello, ne vado fiero, sì, sì. I colorati, gli azzeroi, sono sfigati. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Prego, mi rimane poco. Esaudiscimi l'ultimo desiderio. Vuoi che ti baci? No. Questi fanno finta di essere morti. E poi te credo che si formano i godi. Ma che paese è questo? Dimmi Gianluca, che paese è? Ora che ci penso, tutto questo non ha senso. Quindi cambio pezzo e non farò più. L'amore è qualcosa che più ce n'è meglio è, ma farò. Ehi cappuccetto, vieni qui nel letto. Non ho la bocca grande, ma sono senza le mutande. Allora Jean-Pierre, il levale cinema, Jean-Paul, il va a Luna Park, e Marie, il va alle bistrò. Cosa abbiamo capito oggi dei francesi? Che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Per esempio. Vedi che questo atteggiamento non mi piace. Non è problema mio. Fare in culo. E papà lo sa? Sì, papà è già là che mi aspetta. Vuoi andare anche te? Copriti bene, Nicolò, che fa freddo. No, ma fare in culo tanto fa caldo. Ciao. Hai studiato? Non ho studiato perché ieri era giovedì. Allora, è giovedì, gnocca. Sono 4 giorni che sta a dormire, cazzo. Manco Gesù Cristo ci ha messo così tanto tempo a resuscitare. Buongiorno papà. Affanculo Gianluca. Stai commettendo un grosso sbaglio. Se vuoi arrivare in cima devi scendere a compromessi come me. Che tipo di compromessi? Ok. Adesso ti rivelerò un piccolo segreto. Non sono quella che credi. Il mio vero nome è Peg, sono una lesbica accanita. Vado matta per il sadomaso, le ragazze nere mascoline, la droga, le ammucchiate e qualsiasi pratica bendata. Tutto quello che hai posso cavalcarlo, sniffarlo o mangiarlo. Ascolta, fai come me e vedrai che funzionerà. Guardami, guadagno $165 a settimana, non vivo più in un magazzino e sono in televisione. Io sono il sogno americano. Un caso davvero affascinante. Credo proprio che dovrò rifletterci su. Elisabeth, porta la vasellina! Muoviti, cazzo! È un gran casino, solo un gran casino. Sono radioattivo, sono un danno. Me, si dice in giro che io sia cattivo. Non sono cattivo, faccio solo il re. Quindi adesso sto un po' calmo, sono d'accordo ma tu stai esagerando. È vero quello che dicono non ha molto senso, ma in fondo io con loro un po' ci campo. Ho un lavoro da non compromettere, su questo ci dovrei pure riflettere. Per non contare che ho mutuo indefinito, in più uomo ricordati che teme mio amico. Le sere nere le han passate tutti, ma ne ho anche ascoltati di più brutti. E quindi in fondo è sempre un po' la stessa cosa. Sorridi alle interviste e in foto resta in posa. Vaffanculo, va! E quando mi sento aspirato devo liberarlo immediatamente, altrimenti esplodo. Sono 3 ore che aspettiamo l'ambulanza. Mi sa che aspetti altre 3 ore, ma poi che cazzo rompi di coglioni? Manco sei morto, ma vaffanculo, va! Chi sei? Puoi chiamarmi il Papa di nome Batticulo e credo che alcune delle mie merci possano essere finite in questa residenza. Eccola qua. Spero che tu abbia i soldi per pagarti questa piccola vacanza che ti sei presa. Ora sta fermo, Batticulo. No, è il Papa di nome Batticulo. È quello che ho detto, Batticulo. No, mi chiamo il Papa di nome Batticulo, come gli è Tranquil Quest, è tutto intero, il Papa di nome Batticulo. Posso chiamarti Batticulo per abbreviare? Muoviti, cazzo!